Con l'inizio della stagione estiva si profila l'incubo degli incendi boschivi che ogni anno distrugge parti consistenti del patrimonio forestale campano. Per contrastare il fenomeno è stato presentato presso la Sala Giunta della Regione Campania un piano di prevenzione che contempla non solo un capillare monitoraggio del territorio grazie all'assunzione stagionale di circa 1.800 operatori forestali, ma anche una serie di divieti per prevenire il pericolo roghi. Presenta l'illustrazione del piano sinergico di tutela del patrimonio forestale della Campania, il comandante regionale del Corpo Forestale dello Stato, Vincenzo Stabile, il comandante regionale dei Vigili del Fuoco, Guido Parisi, e l'assessore regionale all'agricoltura, Vito Amendolara, che ha illustrato i punti salienti del piano presentato. Vi presentiamo il piano che prevede la presenza sul territorio di un personale abbastanza nutrito e numeroso. Abbiamo attivato anche le guardie provinciali con gli operai idraulici forestali insieme al Corpo Forestale dello Stato, insieme agli stessi Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile. Diciamo che sul territorio per lo spegnimento stiamo intorno a 1.500 uomini e per tutta la parte che riguarda la prevenzione arriviamo a circa 3.000 persone. Abbiamo 7 elicotteri già dislocati sul territorio campano, più un'ulteriore postazione a Ponte Cagnano per l'aereo che noi speriamo di non doverlo far mai decollare.